Sì, noi abbiamo scelto Don Tonino Palmese, a cui ho chiesto la disponibilità proprio per ricoprire un ruolo molto delicato in una città che deve sempre essere più una città che è consapevole dei propri problemi, delle proprie difficoltà, ma guarda con positività al futuro, individuando sempre percorsi di recupero, riscatto, di opportunità. Cioè, ho chiesto questa disponibilità a Tonino e sono molto contento che lui l'abbia data, perché è un uomo che è sempre impegnato da sempre sulla frontiera della legalità, però guardando all'inclusione, all'inserimento e all'ascolto. Grazie.